Ben atterrati ragazzi nel canale Vero Academy, io sono Alex. Nel video di oggi tratteremo di nuovo l'argomento testi, l'argomento molto molto richiesto, molto gradito a quanto pare, e quindi oggi tratteremo un effetto molto particolare che è quello di creare un effetto di testo sferico. Quindi condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro programma di fotoritocco GIMP, programma molto potente, open source, gratuito. Vedete il link in descrizione per il download file. Creiamo una nuova immagine, quindi nuova, la andiamo a creare di sfondo nero, va benissimo, 1000x1000 va bene, poi dopo possiamo anche ovviamente farla e trasportarla in Full HD, 1000x1000, molto bene. Andiamo ora a creare il nostro testo, clicchiamo sullo strumento testo, qui abbiamo il nostro pannello delle opzioni, clicchiamo su un punto qualsiasi, andiamo a creare il testo di un colore, quello che preferiamo. Io ho scelto ovviamente per sempre una sorta di abbinamento con i colori del mio canale, nero e oro, una sorta di oro, quindi va bene questo, direi. Ok, come colore per la scritta. Andiamo a creare, io creerò in maiuscolo la scritta vero eroe, magari la farò di un. Oh, intanto la selezioniamo tutta con Ctrl A, vedete, abbiamo tutta la scritta selezionata. Andremo a crearla con un carattere, io direi tranquillamente, possiamo crearla con, va benissimo, un Arial normalissimo. Bene, anzi, andiamo su Arial Bold che è un po' più. No, non mi piace. Arial Heavy, un Arial pesante. Ok, andiamo ora ad aumentare ovviamente la scritta. Anzi, andiamo prima con lo strumento sposta, lo andiamo a mettere proprio qui al lato, vedete nello spigolo sinistro del livello dell'immagine. Poi andiamo sempre con lo strumento testo, di nuovo clicchiamo sull'immagine, lo selezioniamo tutta, CTRL A, e andiamo ad aumentare finché anche la parte. Così è troppo. Anche la parte destra della scritta combaci con l'immagine, con lo spigolo dell'immagine, col bordo dell'immagine. Ok, così andiamo a coprire tutta la sfera. Ok, bene, così direi che ci siamo. Di nuovo clicchiamo sullo strumento sposta, in modo da togliersi dallo strumento testo. E andiamo ad allinearlo, quindi strumento allinea, clicchiamo ovviamente sul livello che ci ha creato vero eroe, abbiamo il livello sfondo e il livello vero eroe, clicchiamo sul livello vero eroe, lo vedete perché è selezionato con questi quadratini ai lati, andiamo ad allinearlo sul relativo all'immagine, sia orizzontalmente che verticalmente, adesso è perfettamente al centro. Bene, dobbiamo andarla a ruotare, quindi sempre con il nostro livello vero eroe attivo andiamo sullo strumento ruota, che è questo, andiamo a girarla in modo da toccare in questo caso lo spigolo alto e basso, ok? Sarà un meno, qui cliccheremo meno 90, cerchiamo di farlo preciso. Perfetto, così è perfettamente perpendicolare, ruota, benissimo. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a moltiplicare, quindi a duplicare questo livello tante volte per andare a riempire tutta questa parte, ok? Dopo vedremo come. Quindi lo riempiremo altre. E lo andremo a duplicare tante volte in maniera da riempire tutta questa parte in modo che non ci sia molto spazio tra una scritta e l'altra. Quindi lo andremo a duplicare in questo caso con questo tasto ovviamente nel pannello dell'opzione dei livelli, crea un duplicato del livello, lo andremo a duplicare 7 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ci ha creato 8 livelli uguali con la scritta vero eroe. Andiamo ad allinearli tutti, clicchiamo sullo strumento allinea, li selezioniamo tutti così perché sono tutti uno sopra l'altro e invece che fare allinea andremo su distribuisci orizzontalmente, quindi questo tasto qua. Vedete che va, vedi, li ha proprio distribuiti tutti e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, orizzontalmente. Clicchiamo sullo strumento sposta e andiamo ora a fondere tutti questi livelli con la scritta in un unico livello, quindi sempre su questo tasto qui fondi questo livello con il primo visibile sotto di esso, quindi vedete abbiamo uniato due scritte, abbiamo fuso tre scritte, 4, 5, 6, 7 e 8, perfetto, abbiamo tutte su un unico livello, vedete. Ok, molto bene, rendiamo invisibile il livello sfondo, ok, perché al momento non ci serve. Andiamo ora a fare una cosa molto semplice, che è quella di andare a ad allineare, a stendere questo foglio su una sfera, ok? Come si fa? Si andrà su filtri, si andrà su mappe, si andrà su mappa su oggetto.
possiamo, o ci sono ovviamente degli oggetti, delle forme preimpostate, vedete, piano, su un piano, su una sfera, su un cubo o su un cilindro. Noi oggi tratteremo la sfera, ok? Ovviamente avremo varie impostazioni, vari orientamenti. Vedete, questo è l'orientamento orizzontale, quindi sia a destra che a sinistra. Questo è in alto e in basso, ovviamente cercheremo di metterla al centro il più possibile, e avremo lo zoom, quindi cerchiamo di renderla, eccolo qui, un po' più in basso magari. Questa è proprio la posizione della sfera nell'immagine, ok? Magari ancora un po' più di zoom, ok? E questo lo andremo a posizionare proprio in modo da avere, vedete, con questo avete la rotazione sull'asse delle X, vedete? Con questo avete la rotazione sull'asse delle Y, e con questo avete la rotazione sull'asse delle Z. Quindi noi andremo a posizionarlo indicativamente così, in modo da averla ovviamente la scritta di fronte, che dopo possiamo andarla poi a ruotare successivamente. Direi che così ci siamo, perfetto. Vedete proprio, qui poi avete l'anteprima. L'importante è che nelle opzioni ci sia sfondo trasparente, ok, selezionato, e crea nuovo livello, in modo che quando andiamo a fare il rendering, ovviamente ci creerà un nuovo livello con solo la sfera. Luce, luce potete mettere punto luce, luce direzionale o nessuna luce. Io preferisco in realtà nessuna luce, perché vi crea così la luce, diciamo, davanti col colore dorato e dietro scuro, ok, avete l'ombra. In realtà, se voi potreste fare luce direzionale, andare a modificare questi, ovviamente, e anche punto luce, a modificare ovviamente questi parametri. In realtà a me piace più lasciarlo così. Come materiali, anche qui potete andare a ovviamente a modificare i livelli di intensità e di riflettività della luce. Vi lascio in questo caso giocare, a provare, perché a seconda dell'immagine che avete della scritta può essere più consono una, diciamo, una selezione invece che l'altra, ok? Bene, direi che così ci siamo, e io vado a fare un bell'ok. Lui adesso ci metterà un po' ad interpolare, perché io ho un computer non potentissimo. Vi invito intanto, che lui sta lavorando, a venirmi a trovare sul mio profilo Instagram, chiocciola vero underscore eroe underscore academy. Siamo già in più di 10.000 persone, potete tranquillamente venirmi a cercare e a mandarmi anche un messaggio in direct, così ci possiamo anche conoscere, sarebbe veramente un piacere. Qui intanto sta finendo di lavorare. Ci metterà ovviamente un pelo, e dopo possiamo andare a fare gli ultimi ritocchi. Ecco, eccolo qua, vedete che ci ha creato la nostra sfera. Andiamo a togliere la visibilità dal livello sottostante. Ci ha creato la nostra sfera con la nostra scritta. Possiamo rendere visibile ovviamente la parte dello sfondo, e possiamo, qui vedete che c'è un pelo di luce, probabilmente ho regolato male, ma poi voi potete giocare come meglio preferite. Possiamo tranquillamente andare a ruotare anche questo livello della mappa sferica, ok? Ruota. Eccolo qua, abbiamo creato la nostra scritta sferica la nostra scritta su un oggetto sferico. Bene ragazzi, il tutorial è finito, spero vi sia stato utile, spero vi sia piaciuto, vi invito a mettere un mi piace, ad iscrivervi al canale, e io vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!